Bevi la Vita, un'iniziativa che ha a che fare ovviamente con l'alcol nel senso positivo della parola, cioè scoraggiare l'abitudine a bere, scoraggiare l'abitudine a abusare dell'alcol, specialmente quando si va fuori, quando si esce in compagnia e soprattutto quando si guida una vettura, insomma. Un invito che ci viene da Donato Fusco Visual Art, che ha organizzato un evento particolare per questa settimana in provincia di Matera, a Policoro, proprio su questo argomento. Cos'è Bevi la Vita, Donato Fusco? Allora, Bevi la Vita è un'iniziativa che certamente non inizia e finisce la sera del 31 in occasione della festa di Halloween, ma è un'iniziativa che continuerà nel tempo attraverso i vari social network, ma anche attraverso delle iniziative dirette nel mondo della scuola, con dei messaggi alle famiglie, perché bisogna coinvolgere soprattutto le famiglie, perché spesso sono le famiglie che non conoscono le abitudini dei propri figli, pensano soltanto che vanno a divertirsi, però poi al mattino quando tornano non si rendono conto delle condizioni in cui tornano. Oggi il fatto che possa guidare un ragazzo che non ha bevuto ma gli altri possono tranquillamente bere non è assolutamente giusto, perché abusare dell'alcol comunque crea dei problemi alla nostra salute. E quindi io, attraverso queste foto, che non sono delle foto puente che rappresentano la morte, che rappresentano il disagio giovanile, ma rappresentano invece la bellezza della vita, e quindi io dico: vedete, se voi abusate, voi vi create problemi di salute, vi create la morte, perdete tutte queste bellezze che invece la vita ci può offrire, che possono essere bellezze della natura e altro. Come si organizzerà la serata di Policoro? Oltre ai pannelli, cosa succederà? Allora, la serata inizierà alle ore 19, ci sarà una tavola rotonda dove ci sarà la moderatrice Isabella Romano, giornalista RAI, e dove parteciperanno diversi operatori del settore della salute. Quindi abbiamo in rappresentanza dell'ospedale la dottoressa Moroso del SERT, quindi ci daranno un po' di numeri di quella che è la realtà dell'alcolismo nella nostra regione. In più parteciperà l'avvocato Ripoli dell'associazione ARCAT, l'associazione Alcolisti Anonimi, sarà presente il commissario Perrucci della Polizia Stradale di Matera, e inoltre poi parteciperanno altri soggetti, tra cui anche gli artisti, perché gli artisti devono dare il loro input fondamentale, in quanto bisogna divertirsi ma saperlo fare. E ci sarà la partecipazione di alcuni sindaci del Metapontino, anche per sentire loro che cosa fanno per i giovani, che cosa è qual è la loro azione per la tutela dell'abuso dell'alcol. Oggi sentiamo in TV come molti comuni si sono attivati con il divieto dell'abuso dell'alcol, o comunque con il divieto della chiusura anticipata dei locali, quindi bisogna capire un attimo qual è la giusta mossa per far sì che questi nostri ragazzi si divertino, ma al tempo stesso non si creano problemi. Come finirà la serata? La serata sarà una normale festa di Halloween, quindi ci sarà una performance di questi due artisti, di Marco Petrarca da X Factor, un poeta cimiteriale che rappresenta quindi la morte, e Federico Poggi Pollini, o meglio Capitan Fede, chitarrista di Ligabue, che invece rappresenta l'energia e il divertimento dei giovani, e faranno la loro performance. E poi la serata sarà chiusa, come si chiude in tutte le discoteche, con un DJ da Londra, Mike Anderson. Bene, ringraziamo Donato Fusco e a tutti voi vi invitiamo ad andarci in questa serata, che tra l'altro è un'iniziativa che corrisponde anche al sostegno, c'è anche il sostegno della provincia di Matera, c'è un media partner, un video partner che è Video 1, e serve in modo differente a poter parlare di questo argomento. Per quanto riguarda noi, alla prossima!